習わせΨυχερία Ρόμπερτ Φέιντερ. Πριν καταλήξει στο Βασιλικό Μουσείο του Παλέρμου ανάμεσα στα 1818 και 1820. Ούτε ακόμη γιατί είναι. In alcune casse, due statue romane in marmo di mediocre lavoro, cinque iscrizioni latine della Ritfega. E quando precisamente? Un quesito intrigante è che nessuna nazione meglio dell'Italia, che ha costruito nel tempo una legislazione ricca e molto articolata nella tutela dei beni culturali e in special modo di quelli archeologici materialmente recuperati dal terreno di scavo, e che nessuna regione italiana ha dominio di interessi bancari o finanziari che poco o nulla hanno a che fare con i paesi e con la storia di questo nostro grande continente. A questo si aggiunga la comune matrice. Come non ricordare inoltre anche la prima colonia greca di Sicilia, Naxos, e ancora Siracusa, Leontinoli, Gela, la grande Sereca, che portarono in salvo dalle macerie decine di icone che si trovavano nella chiesa ortodossa di San Nicola a Messina. Il museo dell'Acropoli di Atene, oggi diretto da Nicolaos Stamboulis, parlano la lingua di questo futuro. L'intendimento del governo regionale siciliano, come sapete, è quello di una permanenza a tempo indeterminato del frammento ad Atene. E voglio anche ringraziare il professor Stamboulis per aver in questo anno contribuito in modo determinante a questo ritorno del frammento del Fregio. A questo proposito le annuncio fin d'ora, professore. Sicilia e Grecia sono ancora oggi più unite perché dimostrano di credere al futuro nel quale i popoli e gli individui possano tornare ad essere protagonisti della storia. Auspichiamo che dopo la Sicilia altre comunità, altri paesi vogliano fare quel passo avanti affinché si possa costruire insieme un nuovo umanesimo. Grazie. Εντάξει, μπορώ να συνεχίσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Per noi è un onore e un piacere essere qui. Βασιλική, Ελευθερίου. Ωραία. Thank you.